Quattro squalificati, Quadrin tribuna per infortunio, Carteri in campo ammaccato e Martinez in panchina a mezzo servizio. Nonostante assenze e cerotti, la domenica sembra quella giusta per l'Arezzo perché la Pistoiese gioca a Gualdo e il rischio di lasciarci qualche punto è alto. Al comunale si presenta l'Ostia Mare, squadra matta che in trasferta vince e segna spesso, ma che becca anche tanti gol. Il 4-3-3 amaranto ci mette un po' a carburare, tra i più dinamici c'è Rascaroli, confermato in mediana che costruisce il primo pericolo per Travaglini. Sempre Rascaroli, classe 95, conclude di poco a lato un'azione tambureggiante dentro l'area laziale con Invernizzi e Di Santo che non riescono a dare la zampata vincente sotto porta. Mencarelli, Carfora e Rubechini danno tanta spinta a sinistra, proprio da lì nasce il cross per Invernizzi che addomestica palla in aria e poi però, ostacolato da un avversario, si fa ribattere il tiro dal portiere. È il momento migliore per l'Arezzo che alza il ritmo e sfiora il vantaggio con Carfora, il mancino dalla sua mattonella scheggia la traversa. Il gol sembra maturo ma Travaglini in giornata di grazia rintuzza anche questo colpo di testa di Invernizi. Proprio in chiusura un brivido, Vierna sbaglia il disimpegno e regala un assist a Macciocca il quale per fortuna dell'Arezzo alza troppo la mira. Al riposo ci si va sullo 0-0 mentre la Pistoiese perde a Gualdo. Mezzanotti conferma lo stesso 11 inizio ripresa, la prima occasione però è Bianco Viola, Picciollo duetta bene con Alfonsi, ma al momento di concludere recapita un tiro moscio in bocca a Scarpelli. La partita si ravviva e sul ribaltamento di fronte in Vernizia arriva scordinato sulla palla che avrebbe potuto cambiare la sua giornata e il campionato dell'Arezzo. Al quarto d'ora, mezzo fa il primo cambio. Fuori Mencarelli, dentro di Eme e Rubekini. Va a fare il terzino. Il senegalese appena entrato spacca la partita, va via Nobili e il difensore, già ammonito, lo stende e si becca il rosso che lascia l'Ostiamare in 10 contro 11. Sugli sviluppi della punizione, Carfora va a terra in area, ma Bruni invece che il rigore gli concede un giallo per simulazione. Mezzanotti da spazio anche a Martinez e Idromela, il Forzing Amaranto aumenta di intensità e fioccano i corner. Su uno di questi, Travaglini è costretto all'uscita a Kamikaze per respingere il destro a botta sicura di Dierna. L'ostia si difende, perde tempo e alleggerisce la pressione con questa punizione di Alfonsi parata in due tempi da Scarpelli. Quando sarebbe il momento di assaltare l'area avversaria, l'Arezzo paga la stanchezza. Nella parte finale, compresi sei minuti di recupero, costruisce solo questo cross incornato fuori da Dierna, prima che Martinez rotoli a terra in aria sotto gli occhi di Bruni che osserva e lascia correre. E così, mentre la Pistoiese cade per la prima volta in stagione a Gualdo, l'Arezzo mastica amaro e guadagna solo un punto sulla capolista perdendone due sulla pianese seconda e facendosi agganciare dal Foligno e quella che poteva essere la giornata della svolta diventa un'altra infornata di rimpianti.